L'Aveno Mombello accoglie con una pioggia purtroppo negativa la carovana colorata della Coppa del Mondo di ciclismo al femminile. Seconda prova che si svolgerà dall'Aveno Mombello e con il traguardo abituale a Cittiglio per ricordare il grande Alfredo Binda. Ma prima della Coppa del Mondo, dall'Aveno Mombello prendono il via le ragazze juniores. È un ritorno alle origini della gara che è stata praticamente messa da parte 5 anni fa ed ora ritorna ad essere parte integrante della capacità organizzativa della Cycling Sport Promotion. A questo proposito siamo con Mario Minervino, il presidente di un gruppo che sta lavorando molto nonostante il maltempo per ben portare a termine questa giornata di sport, una giornata di sport mondiale, è il caso di dirlo. Allora, ecco, giustamente come tu hai detto, abbiamo preparato una grande vetrina qui all'Aveno ma anche a Cittiglio per accogliere le due gare, uno sforzo notevole in una giornata veramente che non ci meritavamo, però purtroppo col tempo non si può fare niente, rovina un pochettino, però beh, noi siamo pronti per affrontarla. Questa corsa che l'abbiamo voluta a tutti i costi anche delle più giovani, le juniores, parte dall'Aveno e anticipa quello che sarà lo scenario della Coppa del Mondo di oggi pomeriggio. Tutte le migliori atlete italiane e di più anche in questa competizione, due formazioni nazionali e straniere, e poi oggi il grande spettacolo con 29 squadre di cui 7 italiane e 22 straniere. Io voglio ringraziare le amministrazioni comunali di Laveno, di Cittiglio e tutte le istituzioni provinciali, regionali, i comuni della Valcuvia, la comunità montana della Valcuvia e tutti i miei collaboratori, volontari, forze dell'ordine che oggi so che sarà dura perché la giornata sarà pesante non solo per le due manifestazioni ma proprio per il tempo che abbiamo. Quindi grazie a tutti e grazie a tutti quelli che sono qui a Cittiglio, i media e tutti quelli che oggi lavoreranno più che altro per questo evento. E veniamo a parlare di questo primo appuntamento di giornata, e cioè la gara juniores. Parteciperanno 121 atlete in rappresentanza di 23 squadre che hanno aderito con gioia, potremmo dire, al ritorno di questa corsa in un momento così importante della stagione. Ci sono gli occhi puntati sulle migliori nazionali, ci saranno anche le ragazze, come ha detto Minervino, che vengono dalla Lituania e dalla Danimarca con una rappresentativa nazionale, un tracciato di 60 km ondulato che metterà sicuramente in risalto le qualità di queste atlete che hanno voluto comunque affrontare un tempo come quello che stiamo osservando nelle immagini. In palio il primo trofeo da Moreno, dove tutta costa meno, e il Memorial Ersilio Ferrario. A questo punto non rimane altro da fare che la breve cronaca di questa gara riservata alla categoria juniores. Una gara caratterizzata, quella delle juniores, dal cattivo tempo. C'è stato un periodo iniziale di studio, soprattutto oseremo dire anche di sopravvivenza tra le ragazze che hanno deciso di partecipare a questa prova, e l'epilogo della gara si è sviluppato sulla salita di Orino, ultimo passaggio e unico di questa gara. Ricordiamo che le senior invece lo percorreranno per diverse volte. Dicevo, gara che è stata caratterizzata oltre che dal maltempo anche da questo ultimo tentativo comprendente 5 ragazze che si sono presentate sul rettilineo d'arrivo per contendersi in volata la prestigiosa vittoria in questo primo trofeo Moreno, dove tutta costa meno. E a vincere è stata una ragazza che viene dall'est europeo, dalla Lituania e più esattamente dalla Jankauskaitė, scusate se il nome non è perfetto, atleta che qui vestiva le insegne della propria nazionale ma che in realtà gareggia in Italia per la pasta Zara di Paton Fabretto. Seconda posizione per la francese Ernaud e in terza posizione sembrava addirittura negli ultimi metri che potesse andare a vincere è la campionessa europea su pista Fidanza. Ma ora andiamo a sentire le interviste. Arianna, c'è stato un momento che sembrava tu potessi vincere la corsa.
Sì, ho sbagliato la volata, proprio ho sbagliato alla grande e va bene così, in salita ci ho provato, poi siamo rimaste in 5 davanti, ero l'unica italiana e pensavo di giocarmela fino alla fine, però alla fine dai, mi accontento di questo terzo posto. Un terzo posto comunque che mette ancora di più in luce le tue qualità. Sì, sì, dai, sapevo di stare bene, di poter far bene, ci tenevo tanto a questa corsa. Avrei preferito vincerla, però me la sono giocata fino alla fine. It's really nice, but the weather is freezing cold. But last 7 kilos in a mountain we do a sprint, so we come here, so just 5 girls. Yes, and it's fantastic, I like it. E sul podio delle prime tre classificate c'è presente anche Marina Romoli, sapete tutta la sua storia, un grave incidente l'ha costretta purtroppo a lottare da prima con la vita e ora con la riabilitazione. Marina Romoli, ricordiamo, è stata l'ultima vincitrice della gara di Cetillo riservata alle Juniors. Grazie, quindi poi invito alle 14:30 tutte le prime classificate, le 10 classificate.